In contatto telefonico con il candidato a sindaco di Agropoli, Consolato Natalino Caccamo, per l'aggiornamento sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Allora, come sta procedendo e quali sono i prossimi incontri pubblici in programma? Sta procedendo molto bene, stiamo incontrando molti cittadini, stiamo passeggiando per la città di Agropoli, ci potete vedere nei mercati, presso le attività commerciali, insomma siamo capillarmente presenti sul territorio, sfatando un mito che siamo solo politici da tastiera, da computer. Non è vero, siamo in carne ed ossa, con un bel programma, un'alternativa valida per Agropoli, ci riteniamo all'altezza di poter amministrare questa città, nonostante le tante difficoltà versi questa città in questo momento. E quali sono i prossimi incontri che avete organizzato per la città? Noi abbiamo organizzato dei comizi elettorali, il cui primo si terrà domenica prossima, 4 giugno, dalle ore 18 alle ore 20. Stiamo organizzando anche altri incontri pubblici al Lido Tre Conchiglie giovedì e la chiusura della campagna elettorale giorno 9. Altri appuntamenti saranno la passeggiata o la biciclettata elettorale del giorno 2 giugno, festa della Repubblica, e saremo in giro con delle biciclette per divulgare la nostra approccio di programma, dell'ecosostenibilità del nostro programma. Ci saranno con noi numerosi parlamentari, portavoce eletti, Roberto Fico, Salvatore Micillo, Angelo Tofolo, Andrea Cioffe e altri, per cui sempre a dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è una filiera istituzionale, dal Comune di Agropoli, passando per il Consiglio regionale della Campania, arrivando al Parlamento nazionale. È una garanzia di realizzazione del programma, ripeto, nonostante le difficoltà che andremo ad affrontare nel momento in cui saremo amministrazione di questa città. Il programma si applica dal primo giorno delle elezioni comunali. Noi già abbiamo applicato un programma di campagna elettorale, noi abbiamo invertito la solita piramide, la piramide rovescia, il classico mantra delle elezioni comunali, ovvero trovare serbatoi di voti, candidato sindaco e poi alla fine programma. Noi abbiamo investito, appunto, abbiamo messo prima un programma davanti, un programma elettorale, poi una selezione per i candidati consiglieri comunali e in ultimo il candidato sindaco, a dimostrazione per noi che è importante cambiare davvero. Quindi abbiamo realizzato un programma di campagna elettorale e così come realizzeremo un programma di amministrazione, un programma di governo dal 12 giugno in poi.